È accaduto poco prima della mezzanotte. Due operai hanno perso la vita, altri tre sono stati ricoverati con ferite gravi negli ospedali di Bolzano e Bressanone. Sulla linea ferroviaria che porta al valico del Brennero, all'altezza proprio della stazione di Bressanone, una trentina di uomini erano al lavoro sulla massicciata con due mezzi tecnici, una rincalzatrice ed una profilatrice di proprietà di una ditta esterna. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero finiti l'uno contro l'altro causando un incendio ed un'esplosione. Un malfunzionamento, precisa il 118, avrebbe messo in marcia la rincalzatrice che improvvisamente si sarebbe schiantata contro l'altro mezzo. Finiti fuori binario, nello scontro, subito sono stati avvolti dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti in tempi rapidissimi oltre 50 soccorritori, tra vigili del fuoco, personale sanitario, agenti della polizia ferroviaria e carabinieri. La circolazione dei treni è sospesa tra Fortezza e Bressanone in entrambi i sensi di marcia ed è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus tra il Brennero e Bolzano. Il tratto interessato è stato posto sotto sequestro dai magistrati. Le ferrovie hanno già attivato un'inchiesta per stabilire le cause dell'accaduto.